Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi andremo a fare una cosa molto particolare. Andremo a riportare in vita questa scheda video. Sì, perché questa scheda video aveva dei problemi di glitch grafici e quindi non funzionava più, crashava anche ogni tanto. E non so se molti di voi sapranno che c'è un modo per provare a rimettere in sesto una scheda video, oltre al fatto di pulirla, provare a cambiare la pasta termica, queste cose qui. C'è il metodo di usare la pistola termica, si chiama reballing della GPU, insomma, e consiste nel in pratica usare la pistola termica e per circa 6-8 minuti su tutta la superficie della scheda video. In questo video andrò a mostrarvi come cercare di fare questo reballing. Non so ancora se riusciremo a portarla in sesto questa scheda, però almeno ci andremo a provare e vi farò vedere più o meno come si fa. Quindi, però prima di continuare col video, vi invito a iscrivervi qua sotto al canale YouTube e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, perché troverete ogni tanto anche degli spoiler sui video che usciranno in futuro e ovviamente rimarrete sempre aggiornati con le notifiche e i link dei video. Quindi non perdiamo altro tempo e proseguiamo subito col video. Beh ragazzi, quando ho visto che la scheda postava senza alcun glitch, problema, già in Windows, ho detto qui qualcosa è successo. E infatti adesso qui vedete GTA 5 che l'ho fatto girare appunto su questa scheda e gira senza alcun problema. Inizialmente la scheda faceva proprio tutte delle righe ed era anche crashata diverse volte. E quindi già in Windows, quindi il fatto che Windows sia stata tutto a posto e che poi in GTA 5 appunto sia girato tutto bene, già questo non ci ho potuto credere, insomma, perché questa scheda, diciamo, l'avevo data alla fine per morta. Però una cosa, ragazzi, ci terrei a precisarla, che cioè questa scheda aveva questi glitch, però comunque postava, cioè era sempre stata tenuta bene, quindi
non è che è una scheda che è stata presa da non si sa dove, che era distrutta e quindi anche dopo il reflow magari non funziona e lì ci può stare. Questa comunque era una scheda che è sempre stata tenuta bene, quindi non ha mai avuto shortage di corrente, roba del genere, quindi comunque sì, non aveva chissà che danni gravi, però comunque aveva appunto questi glitch che vi dico, che sono dovuti molto spesso alla GPU stessa o anche alla VRAM. Anche la VRAM può essere difettosa, può essere qualche contatto che si è rotto e quindi viene risaldato con la pistola termica. Fatto sta che comunque questo metodo, vi devo dire ragazzi, che appunto non... Cioè non è una scienza esatta, il reflow non è una scienza esatta, nel senso che appunto magari una volta può funzionare, non si sa però per quanto potrà funzionare, o comunque magari molte volte no, non funziona, anche per stupidaggini, poi per magari il caso limite della scheda trovata distrutta così, lì la fa rifunzionare per sempre. Quindi vi dico ragazzi, questa è un po', cioè se non avete nulla da perderci su una scheda, ovviamente prima dovete provare tutte le altre alternative, quindi pulitela, cambiategli la pasta termica, cercate veramente di togliere ogni grammo, ogni granello di polvere. Poi appunto se siete così disperati e non avete nulla da perderci, provate a fare, se avete una pistola termica, che comunque non è che costa tanto, costerà su intorno ai 25-30 euro, provate a farlo il reflow. Quindi io per adesso devo dire sono stato fortunato che questa scheda è tornata a funzionare, però sì, non so dirvi per quanto ancora potrà funzionare, mi auguro che di averla rimessa a posto per sempre, ma non si sa mai, magari c'è il caso che fatti questa scheda non credo di darla, di venderla, quello non mi sognerei mai di vendere una scheda su cui ho fatto un lavoro del genere, al massimo la presterei a qualche amico. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like al video perché è importante, iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi anche su Instagram perché lì comunque rimarrete sempre aggiornati e pubblicherò anche diversi spoiler come vi ho detto già all'inizio video sui prossimi video che usciranno. Quindi non mi resta che salutarvi e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!